Ti sei dovuta giustificare davanti a un fioraio. Sì, la rabbia che ho dentro di non poter comprare questi fiori e dovergli spiegare, guarda, non li posso portare questi fiori, magari li potessi prendere. Il dolore e la rabbia delle famiglie a 10 mesi di distanza dal crollo nel cimitero di Poggioreale, oggi 2 novembre, sono ancora più profondi. Sono passata qui, mi chiamavano tutti perché è abitudine dei fiorai napoletani dire vieni, prendi i fiori. Io ho detto non mi servono, non li porto i fiori. E mi sono sentita dire ma come, vai al cimitero senza fiori? E dentro mi è salita una rabbia, mi sono girata a litigare e ho detto è normale che non li porto questi fiori. I miei sono crollati, sono per terra in questo momento, insieme al cemento e praticamente stanno marcendo da 10 mesi. Sì. Questa mattina nella chiesa madre del cimitero l'arcivescovo di Napoli ha celebrato una messa. I familiari sono rimasti all'esterno in segno di protesta, ma la delusione enorme c'è stata quando il vescovo ha depositato un fascio di fiori all'esterno di un cancello, lontano, troppo lontano per loro dalla zona del crollo. E i morti non stanno a bascia, i mari ci sono eterno riposo, la bascia! Hai capito? Perché gli si potesse trasi mi paga a pigliare e morto mi! Sperava di poter arrivare più vicino oggi. Di me, loro dovevano mettere una ghirlanda là! Fino a poche settimane fa le famiglie speravano che entro il 2 novembre sarebbero riuscite a ridare una degna sepoltura ai loro cari. Invece non è stato così e il 30 settembre scorso un nuovo crollo ha peggiorato la situazione facendo cadere altri corpi sul cumulo di macerie già presente. Oggi è il 2 novembre, noi venivamo qui, scendeva anche mio fratello da Reggio Emilia. Quest'anno mio fratello non ha voluto venire, ha detto no, io non vengo da nessuna parte, ma dove vengo? Dove vengo che non ci sta niente più? Nei giorni scorsi sono state messe in sicurezza le bare che erano rimaste sospese dopo il crollo del 17 ottobre in un'altra zona del cimitero. L'immagine di quelle bare sospese, ha detto il vescovo, è una ferita aperta per tutti e mi riporta le tante vite sospese che abitano questa città. Restano ancora da recuperare tutti i corpi lasciati qui da gennaio. Speriamo bene che li recuperano e che ci danno una degna sepoltura perché sono morti due volte.